Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere presenti. Io vorrei ringraziare per prima cosa Elisabetta Malapitano che ha accettato questo invito e gli studenti del SECI che hanno contribuito all'organizzazione di questa lezione. Leggo due parole sulla professoressa Elisabetta Malapitano, che è docente di storia e filosofia nel liceo di Firenze e insegna cinema e filosofia all'Università Delta Libera. Si è laureata in filosofia e ha conseguito il dottorato in filosofia politica presso la facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri di Firenze. È autrice di numerosi saggi di filosofia e di cinema su riviste scientifiche e volumi collettanei e collabora con il settimanale Lettere. Con l'Asino d'Oro ha pubblicato nel 2012 la sua tesi di dottorato, ovvero dalla parte dell'essere umano, il socialismo di Rodolfo Montolfo. E nel 2014, sempre con i tipi dell'Asino d'Oro, pubblica questo libro, Le gambe della sinistra, che ha venduto circa 2.000 copie. Allora, vorrei fare brevissime considerazioni perché, ecco, il professor Scotto, le ringrazio, perché ho deciso di presentazioni si conoscevano. Allora, grazie Gianni. Allora, ho deciso di organizzare questa presentazione all'interno del corso di sociologia dei processi culturali perché leggendo il libro di Elisabetta ho trovato molte connessioni con i temi che noi stiamo affrontando in queste lezioni. Prima tra tutte le due opere concettuali, libertà e uguaglianza, ma non solo. Il libro include anche altri concetti, diversità, identità, conflitto, giustizia, democrazia, eccetera. Leggendo questo libro l'ho trovato scritto molto bene, è un libro colto, è un libro analitico, rigoroso e originale, da dire. L'ultima riflessione la potrei fare sul metodo. Elisabetta, per costruire diciamo, la sua riflessione sulle gambe della sinistra, utilizza la tecnica dell'intervista narrativa e ci riporta con cura e precisione le conversazioni, i dialoghi e ci restituisce insieme ai suoi interlocutori che diciamo, spazzano l'universo multidisciplinare, poi vedremo più avanti quando ci spiegherà diciamo, come è strutturato il libro. E appunto attraverso questo dialogo che instaura con i suoi interlocutori ci restituisce un pensiero ricco di significato che è sintesi di teoria e prassi. Mi piace, insomma, abbiamo pensato con Elisabetta e con il professor Scotto di organizzare questa presentazione non come una messa cantata, viene da dire, ma con un dialogo, no? In cui tra l'altro gli studenti che sono presenti hanno realizzato 22 riflessioni, domande, poi con Elisabetta abbiamo operato una sintesi e siamo arrivati a 5-6 concetti che dopo successivamente leggerò. Infine ho chiesto a Gianni, al professor Gianni Scotto, di essere presente perché lo ritengo molto più esperto di analisi politica e di me, per cui il suo contributo sarà più diciamo, centrato su questo aspetto. Allora, vorrei cominciare subito con una domanda, Elisabetta, e ti vorrei chiedere diciamo, se ci racconti la gestazione di questo libro e soprattutto mettendo insieme gli aspetti biografici e la tecnica di costruzione, cioè come hai realizzato il libro. Bene, buongiorno a tutti, mi sentite? Funziona? Allora, grazie Stefania, grazie Giovanni, grazie a voi di essere qua. E, allora, quanto tempo? 10 minuti? Sì, tengo un po' l'occhio con l'orologio. La gestazione del libro, allora innanzitutto è un po' quello che già hai detto tu, nel senso che questo libro è un po' la prosecuzione di un altro libro che appunto avevo già scritto dalla parte dell'essere umano, il socialismo di Rodolfo Montolfo, che è nato diciamo dopo un dottorato che ho fatto qui a Scienze Politiche. E quindi innanzitutto i miei interessi partono dalla filosofia, ma da una filosofia di tipo politico, già la tesi di laurea,
l'avevo fatta di filosofia morale, ma poi comunque filosofia della politica, perché avevo indagato il pensiero di un autore seriamente e rigorosamente conservatore, qual è Augusto Del Noce, che non credo forse pochi di voi conosceranno, che appunto, diciamo in qualche modo, vede, fa una critica del pensiero di sinistra e in particolare del pensiero di Marx e poi di Gramsci come una degenerazione dell'abbandono di Dio, cioè un prodotto, il socialismo e il comunismo sarebbero per Augusto Del Noce un prodotto della secolarizzazione. Ora, siccome il mio professore poi di laurea, della tesi di laurea è Bruno Accarino, ovviamente io avevo un po' di perplessità nello studiare un autore che io, ragazza di 26 anni, 25 anni, facevo la tesi, insomma andare a indagare un pensatore che voleva il ritorno in qualche modo a una teocrazia, cioè l'idea che la Chiesa e la religione fondassero la politica, devo dire che io non ero proprio negatore. Però lui mi rispose in questo modo e mi disse: bisogna conoscere il pensiero di chi ci critica, di chi è a noi nemico. Quindi questa cosa, Augusto Del Noce ha scritto due libri importanti che sono Il problema dell'ateismo e Il suicidio della rivoluzione. Quindi su questi studi poi arrivai a questa critica del socialismo e del marxismo e mi inoltrai in Rodolfo Mondolfo. Rodolfo Mondolfo è un autore molto importante che in Italia è poco conosciuto, che in qualche modo si dice sia stato il maestro di Gramsci. Perché? Perché l'Italia ha un filone del marxismo, detto filosofia della prassi, che vi dico proprio, non voglio fare la lezione di filosofia, però non è la struttura a determinare la sovrastruttura, ma primariamente bisogna partire dall'essere umano. Ecco perché umanesimo. Cioè bisogna prima, detto in maniera molto spiccia, ma prima cambiare gli uomini e poi cambiare la società e la realtà. Questa cosa mi interessava molto, mi interessava appunto questa idea di ribaltare in qualche modo il rapporto struttura sovra struttura e quindi uomini, società, forse ti interessa, e economia eventualmente. Quindi quando poi 10 anni dopo ho fatto il dottorato, e vi dico una breve nota biografica che forse oggi più che mai è attuale, io feci il dottorato nel 2008-2009. Perché? Perché arrivò la crisi economica mostruosa qua in Italia e io mi ritrovai disoccupata, cioè la scuola, io sono un'insegnante, la scuola non è con i tagli, i gemini, eccetera. Quindi cosa pensai? Appunto, diciamo una reazione a questa cosa fu studio, quindi mi misi a cercare se c'erano dei bandi, trovai il bando aperto a scienze politiche, vinsi il dottorato e quindi poi ho fatto la tesi di dottorato. A quel punto poi appunto è uscito questo libro che è il primo dalla parte dell'essere umano, il titolo appunto vedete dalla parte dell'essere umano, perché? Perché era una risposta, io trovavo una risposta anche alla crisi che stavamo vivendo, cioè una crisi che è inequivocabilmente economica, di stampo economica, cioè il frutto del liberismo sfrenato che mette il mercato, il profitto in primo piano, io ribaltavo il punto di vista, cioè bisogna attraverso Mondolfo, un autore che appunto invece in Argentina, per esempio, Mondolfo è un autore che posso dirvi al pari di Norberto Bobbio. Norberto Bobbio infatti lo conosceva bene. Ecco, quindi ribaltavo il punto di vista e collocavo l'uomo. Allora, poi, 2 anni dopo la pubblicazione di questo libro, mi chiama la casa editrice, siccome la casa editrice era allora, è nata nel 2009, quindi era allora, non ricordo più quando è uscito, il 2012, no, il primo, il 2012, quindi eravamo insomma, erano giovani, ci fu una collaborazione molto intensa, molto bella, e furono loro, quindi l'idea del secondo libro, ecco, vengo alla gestazione di questo, l'idea del secondo libro non è mia, è degli editori. Gli editori che di fronte appunto di nuovo non solo a una crisi economica ma in Italia una crisi appunto della sinistra, perché non si sapeva più, non si sa forse più bene distinguere di cosa è destra e cosa è sinistra, i miei editori mi dissero: vogliamo fare un libretto agile, appunto leggibile da
tutti sul concetto di sinistra, su che cos'è la sinistra. Io recupero immediatamente a queste parole, mi viene in mente che cosa il testo che avevo studiato per la mia tesi di laurea, che era appunto Destra e Sinistra di Norberto Bobbio del 94. A quel punto ovviamente io non sono un certo Bobbio, quindi non posso dire questa è l'idea, cioè non è che potevo dire io che cos'è la sinistra, o almeno io ve lo posso dire dopo chiacchierando, ma non è che ho la pretesa di scrivere un libro e dire poi forse a qualcuno interessa poco, la mattina cosa pensa. Quindi la cosa interessante era le interviste, cioè andare a individuare secondo me gli intellettuali più originali, più, che vi posso dire, più radicali, più profondi che il panorama italiano ancora ha, e con diciamo il libretto di Bobbio in tasca, cioè come bussola, andare a chiedere che cosa è la sinistra oggi. Vado avanti ancora, sì, nel senso che cos'è la sinistra oggi? Allora, io appunto il mio punto di vista è sempre filosofico, nonostante che appunto cerchi di calare sempre il tutto nella realtà, eccetera, l'impronta filosofica c'è. Però non volevo fosse un libro solo esclusivamente di filosofia, allora ho cominciato a descrivere delle aree di ricerca, di indagine, che potessero dare un contributo da angolazioni diverse a questo concetto. E quindi allora l'antropologa, e quindi sono andata a cercare chi? Amalia Signorelli, non so se qualcuno di voi l'ha mai vista, è ora spesso alla trasmissione di martedì sulla 7 con Floris, e un'anziana signora molto in gamba che ha studiato De Martino, una persona importante, quindi l'aspetto antropologico, poi l'aspetto economico, e quindi Ernesto Longobardi, e quindi l'economia, l'economista ci voleva, visto che la crisi è soprattutto parte dell'economia, l'aspetto filologico e storico, e quindi un grande autore come Luciano Canfora, e l'aspetto filosofico ovviamente ce l'ho voluto mettere, quindi un grande filosofo, autore, cioè autore, conoscitore del pensiero di Giordano Bruno e di tutto il pensiero rinascimentale italiano, che è Michele Ciliberto. Uno psichiatra, perché appunto ricollocando al centro l'essere umano bisogna trovare uno scienziato che sappia, che conosca gli uomini e ci dica come sono fatti gli uomini, e quindi Massimo Fagioli. Chi manca? La politologa, ovviamente, che scrive sulle pagine di Repubblica e insegna alla Columbia University, che è Nadia Urbinati, secondo me uno delle menti più fini e intelligenti che abbiamo oggi, e appunto purtroppo poi vanno all'estero, però insomma comunque collabora regolarmente con Repubblica. Una costituzionalista, perché la Costituzione ovviamente è un'altra bussola fondamentale dello scritto, che è Lorenza Carlassare. Questi mi sembra siano sì, detti tutti. Detto questo, allora, in base, ecco, le interviste, e vengo qui al metodo, le interviste, a parte il fatto che sono fatte in modalità diverse, cioè qualcuno l'ho sentito telefonicamente, qualcuno invece sono andata a casa sua, qualcuno l'ho trovato invece in un posto meraviglioso che era la terrazza del responsabile editoriale dell'Asino d'Oro, per cui diciamo che le interviste nascono, qualcuno gli ho scritto per mail, ovviamente ne avevo ordinato telefonicamente a New York, ed è stato bello perché ogni intervista ha una sua storia, e ovviamente io sono partita con delle domande che avevo già, però molte domande sono cambiate o si sono modificate nel rapporto, nella relazione, tante sono nate lì. Volevo dire un'altra cosa, la seconda di casa. Per cui, no, ecco l'altra cosa, che nel momento in cui si decide di partire con questo stupo, queste interviste a settembre, mando la prima mail a Luciano Canfora. Come ho trovato i vari contatti? Canfora ha presentato il mio primo libro a Bari, perché lui è un conoscitore di Mondolfo. Non solo, ma le mie collaborazioni con Left mi hanno permesso di, lungo gli anni,
di tessere rapporti con gli intellettuali italiani, insomma con la crema degli intellettuali italiani, e quindi perché ho fatto spesso interviste con per libri usciti o per tematiche che mi proponeva lo stesso settimanale, per cui ovviamente ho una rete di contatti, mi conoscono, c'è stato già un precedente, per cui poi con l'occasione li richiamavo. Allora il primo che ho chiamato è stato Canfora. È stato Canfora appunto chiedendo l'intervista, era a fine settembre. Allora lui invece che, cioè mi dice che ovviamente il tema è attualissimo e interessantissimo ed è desideroso di partecipare alla cosa, ma mi rimanda a un convegno, un dialogo che da lì a breve, il 22 ottobre, ci sarebbe stato a Torino, e, sul concetto di sinistra, su che cos'è la sinistra, il dialogo fra Canfora e Barca, Fabrizio Barca, conoscete sia l'uno che l'altro. Fabrizio Barca, esatto. E purtroppo però anche lui molto defilato, ormai migliori si defilano. Ecco, devo dire che è stato, il libro è stato un po' come essere un cane dappertutto, nel senso che vista la situazione, insomma, complessa, difficile, che stiamo vivendo in Italia, anche dal punto di vista politico, ideologico, culturale, diciamo, anche ideologico, culturale, i migliori spesso, insomma, stanno abbastanza ritirati, cioè magari sono all'università, magari scrivono libri, però non sono sulla scena politica. Barca e Canfora, quindi devo dire che, e quindi il libro ha anche questo, secondo me, questo pregio, cioè è stato la prima, poi ho sbobinato questo dialogo. Devo dire che sul concetto di sinistra, secondo me, poche cose restituiscono la complessità e la profondità del problema, come il dialogo tra loro due, perché sono due personaggi completamente opposti. Canfora, appunto, è quello che viene dal mondo della filologia classica, quindi rigoroso, ex comunista, diciamo, ancora molto marxista, ortodosso, diciamo, e, con un'attenzione appunto privilegiata al mondo dei classici, dell'antico, serio, attento, con un eloquio fantastico, cioè la cosa meravigliosa è che quando sbobinato Canfora sembrava un testo scritto, diciamo, un parlare appunto bellissimo. Forse mi viene da dire un po' utopista, forse un po' astratto, forse un po' slegato dal mondo reale, cosa che invece Fabrizio Barca aveva, cioè Fabrizio Barca invece è il politico, è diciamo il giovane, perché insomma confronto a Canfora, comunque è un panorama dei miei autori che ho intervistato. Barca è uno, quanto avrà Barca? 60? Insomma, giovane, perché quegli altri sono tutti sopra di un'altra. Infatti qua mi sono chiesto come avessi fatto le persone su questa, sull'età, perché è negativo, insomma. E quindi invece Barca è uno pratico, è un pragmatico, è uno che viene dalla tradizione anglosassone, è uno che è stato in Inghilterra e negli Stati Uniti, viene ovviamente dalla famiglia, anche lui il padre nel PC eccetera, però diciamo ha uno sguardo forse più appunto, mi viene da dire, più del fare che teorico. E quindi insomma questo dialogo fu davvero interessante, con uno scontro anche forte, ora magari nel testo non viene, ma questo. Poi appunto ho fatto questo convegno, cominciai le interviste quindi sono iniziate a settembre, settembre le interviste, poi il convegno a ottobre, e ho durato, le interviste sono andate avanti fino alla fine di dicembre, quindi ottobre, novembre, dicembre, poi la sbobinatura, la ricomposizione di tutto, l'introduzione, e poi esattamente un anno fa, perché è uscito il 30 aprile dell'anno scorso, esattamente un anno fa, poi è uscito e abbiamo cominciato un po' il bollo. Abbiamo fatto anche una presentazione via Scienze Politiche. Nei tempi. Allora io lascerei una considerazione, un momento di riflessione, qualche critica, quello che si preferisce, questo sconto,
Dopodiché leggiamo le domande degli studenti e poi le domande ovviamente del pubblico che... Grazie, tanto grazie a tutti. Vorrei capire, intanto da come sto? Infatti sapete che abbiamo avuto in fine settimana circa 900 morti, forse di più, nel Mediterraneo, questo lo sapete tutti. Non a tutti forse ho capito di leggere una notizia che mi ha scosso molto, è stata l'uccisione a Fresno, una bomba di 7 operatori umanitari dell'UNICEF. Su quel bussino avrebbe potuto tranquillamente esserci un'amica mia, la Catherine Civitano, che è un'australiana che è stata, ha lavorato appunto in Somalia, a Puntland, fino all'anno scorso, fino a pochi mesi fa. Raccontava di come appunto questo bussino, la mattina, andando al lavoro, si raccontasse le barzellette, si facesse a gara chi ci aveva la battuta più pronta, eccetera, eccetera. E devo dire la verità, insomma, lavorando nella formazione da ormai più di 15 anni, quasi 20, quelle avrebbero potuto essere i miei colleghi, ci siamo potuto essere noi, avrebbe potuto essere qualcuno anche che è transitato per i corsi che ho fatto. Quindi, in qualche modo, insomma, il lutto, sapete com'è, no? Quando sono 900, insomma, no, la mia tecnologia è molto forte, che ti interroga. Questi qua, insomma, no, amici miei, colleghi, così com'è. In fondo ciascuno di noi dovrebbe essere, in fondo ciascuno di noi, no? Se ci pensiamo. No, quello che mi viene a dire è che appunto la guerra, la sofferenza, insomma, il crollo di una serie di certezze, cioè non starci a interrogare giornalmente ormai. Allora voglio dire che insomma, io sono molto ottimista, forse ricordate, chissà il SECI qui, sono presidente del SECI, quindi parte, però dico, non c'è un altro corso di laurea all'Università di Firenze, ce ne saranno pochi in Italia, che vi dà altrettanti strumenti, altrettanta qualità per capire la complessità del presente. Cioè, nonostante il presente è una situazione complessa. E poi per venire al nostro picco, no, dell'Italia, abbiamo un dato di fatto che secondo me poi nel libro non è... non credo che sia così chiaramente fotografato. Noi abbiamo quella che potremmo, prendendo presto un'immagine molto forte del nucleare, abbiamo la fusione del nocciolo della sinistra italiana, cioè la Fukushima italiana. Non si può dire che dopo ora tutto quello che è successo negli ultimi, diciamo, 5 anni, non si può dire che abbiamo più alcunché di sinistra organizzata nel panorama politico. Poi possiamo dire che ci sono intellettuali, riviste, eccetera. Questo è importante dirlo, perché se uno ha un minimo di dimestichezza, perlomeno con la Germania, ma anche se vogliamo con il Regno Unito, con tutte le difficoltà, abbiamo delle soggettività molto chiare, molto forti, che per esempio in Germania, che è il paese con cui ho a che fare di più, avete almeno tre forze che sono sicuramente dell'area della sinistra e del centro-sinistra, cioè il Partito Socialdemocratico, che continua a esistere, a funzionare, il Partito della Linke, che è un partito molto complesso, che in parte ha nei cromosomi la storia della Germania Est, e poi i Verdi, che sono forze importanti e che negli ultimi 20 anni hanno messo una serie di paletti sullo sviluppo di quello che ormai è il paese libero dell'Unione Europea. Allora, la situazione di fusione del nocciolo italiano è paragonabile, credo io, soltanto alla situazione greca, dove c'era un partito che si chiama PASOK, che prendeva il 40% fino a qualche anno fa e prende il 4% adesso. E quindi con tutti i rivolgimenti, però peraltro lì sono emesse nuove soggettività della sinistra. Io credo appunto che noi siamo più voi soprattutto, avendo io la responsabilità di preparare voi altri, anzi noi ci abbiamo la responsabilità, però io penso tutti perché ora non ricordo la tua attuale posizione, però tra me e Stefania c'è una differenza radicale, una differenza di status, nel senso che io sono strutturato, invece Stefania è del tutto dentro la vita attuale, che è senza nessun tipo di tutela, senza una possibilità di provare neanche lui, infatti. Quindi mi sento, insomma, tre volte tanto questa responsabilità. La crisi è una crisi, appunto, ci interroga ogni giorno dalle pagine del giornale, il nostro vissuto, come dire, ci interroghiamo sul nostro futuro professionale, ci interroghiamo sul futuro professionale che cerchiamo di costruire intorno a voi, e il mondo ci interroga rispetto a quello che succede. Io leggo la situazione attuale come un intersecarsi di tre crisi,
di cui tutti quanti conosciamo la prima crisi energetica, la crisi economica. Molti di noi hanno familiarità con la seconda crisi, che in Italia non fa agenda politica, che però esiste, e basta aver visto cosa è successo a Firenze il mese scorso, in Toscana. Non so se avete visto che c'è stata una tempesta di vento, non c'era memoria d'uomo. Quindi il cambiamento climatico, che è una realtà estremamente presente nel panorama attuale. Dico una cosa piccolina, un aneddoto, forse buffo se volete. Noi abbiamo una delle persone di punta del nostro dipartimento, la professoressa Lacevic, che dirige il dipartimento. Quando si è costituito un gruppo di ricerca sui cambiamenti climatici, lei è rimasta molto sorpresa che ci fossero 4-5 persone tra gli scienziati sociali che volessero far parte del gruppo. È rimasto impresso questa cosa. E per me, no, non vedere che c'è un risvolto sociale e politico colossale sul cambiamento climatico, insomma, è un problemino non da poco. La terza grande crisi, e anche questa ci stiamo dentro, paradossalmente chi di voi segue un po' i mercati, insomma, le notizie del giorno per giorno dell'economia se ne è sicuramente reso conto. Sapete che il prezzo del petrolio negli ultimi 5 anni delle oscillazioni pazzesche, no? Sono arrivati a 130 euro, dollari al barile a fine 2008, siamo precipitati a circa 50 l'altra settimana. L'intero sistema economico si basa sul flusso costante, sul consumo costante e sempre più rapace, in costante ascesa delle risorse materiali. Questa cosa non è sostenibile. Non è sostenibile. Il problema non è dei vostri figli o nipoti, il problema è nostro. Nel senso che questa non sostenibilità non è un orizzonte storico, ma è nell'orizzonte del presente. E questa cosa ci interroga perché non abbiamo semplicemente l'attrezzatura tecnologica per far fronte a un mondo con meno petrolio, con meno rame, con meno terre rare, con meno gallio, con meno materiali che sono fondamentali per cose come questa, per il fatto che siete venuti qui con un motorino in macchina o con mezzi pubblici, per il mantenimento del modo stesso in cui abbiamo costruito la civiltà industriale. Quindi sì, abbiamo un punto di arrivo molto forte su come noi terremo in piedi un pianeta con 7 miliardi di esseri umani e con un nostro modo di pensare, un modo di pensare di crescita. Cioè, noi altri che siamo nati anni 60, anni 70, l'abbiamo introiettato questa cosa. Beh, una crisi passerà. Allora, ahimè, io temo che è una crisi che ci interroga perché è una crisi che magari passerà per forse 5 anni, 10 anni, però è una crisi che rimane nell'orizzonte dei nostri figli. Qui dobbiamo fare qualcosa. Leggendo il testo, insomma, questa dimensione qui mi è un po' mancata, ecco. Mi è mancata la dimensione della crisi ecologica e della crisi planetaria. Peraltro nella sinistra italiana c'è sempre una serie di figure importanti, ricordo per esempio Laura Conti, negli anni 70-80, era un esponente del Partito Comunista, un partito che aveva l'idolatria della tecnica e dello sviluppismo, l'idolatria. E metteva in discussione questi paradigmi già 30 anni fa. Poi abbiamo avuto una cosa che si chiamava Verdi, che però ha fatto una fine abbastanza miserata, e ora abbiamo un'altra cosa che si chiama 5 Stelle, che è un oggetto molto strano, però dentro 5 Stelle, a guardare parte dei programmi, parte anche della retorica, eccetera, c'è abbastanza consapevolezza ambientale. E scivoliamo poi dal problema climatico alla questione delle scie chimiche, so che voi segue, no? Questo tipo di cose. E quindi, insomma, scivoliamo quindi da un'idolatria all'altra, se volete, da un mito all'altro. C'è una frase chiave, secondo me, nel libro. Io mi sono interrogato anche sulla valenza di presentare il libro in classe. Cioè, qual è il messaggio che vogliamo dare a livello didattico? Secondo me questa frase è la più interpretata tutta, ed è di Gilberto. Il problema fondamentale è cogliere l'intreccio tra uguaglianza e conflitto, come nodo chiave della sinistra, e secondo me anche un po', se volete, ora interpreta un po' pensiero di Stefania e la presenza di Elisabetta qui come messaggio di un tipo a voi. Ovviamente si vuol venire da voi e far, no, dire guardate, c'è la sinistra quanto è bella, cioè sta in difficoltà, però con Elisabetta ci dice no, sono tutti questi belli aspetti. Allora, il loro fondamentale è l'intreccio tra una dimensione conflittuale nel momento in cui cancelliamo il conflitto dalla realtà sociale. Nel momento in cui lo cancelliamo siamo messi male.
nel momento in cui pensiamo a un'unanimità, ci sono soltanto due modi per avere un'unanimità: o è l'unanimismo di facciata, facciamo finta di avere tutti quanti la stessa opinione, variante A, variante B. L'unanimismo lo costruiamo, per esempio, cacciando fuori chi non è d'accordo con noi. Ed è questo gli esempi più estremi del totalitarismo del XX secolo, andati da leggere Hannah Arendt, più origine del totalitarismo. Una cosa banale, che so come dire, un po' mi vergogna anche mettere insieme le due cose, ma totalitarismo e quello che succede è l'agenda, come dire, la povertà della politica italiana, però il fatto che quasi senza colpo ferire il segretario di un partito decida che 10 deputati devono abbandonare la commissione affari costituzionali che sta parlando di una legge fondamentale nell'antitrare della democrazia di un paese, a me farà brividire. Peraltro, prendendoci anche in giro, nel senso che è una cosa a tempo, li facciamo fuori per avere un momento delle decisioni importanti, poi se vogliono dirmi per stare gli altri, rientrano. Non so quanti di voi hanno seguito questa cosa, vi scuso se non seguite la tua politica, perché non è molto però il fatto stesso che succedono delle cose di un'enormità clamorosa, se uno le guarda anche da fuori, no? E l'opinione pubblica italiana, i media facciano, dicono, ma in fondo, no? In fondo succede. Sto seguendo un po' un'altra cosa ancora, sono interessante, il montare il razzismo in Italia in maniera che non si sente. Io sono dispiaciuto per questo. Non so chi sta seguendo la pagina Facebook di Gianni Morandi. L'avete seguito questa cosa? Sì. Allora, Gianni Morandi. Tutti conoscono Gianni Morandi, no? Conosce Gianni Morandi. Gianni Morandi ha fatto un post normalissimo, no? Della serie siamo stati migranti anche voi. Allora, i ventenni in questa sala non se lo possono ricordare. Io ho 48 di anni, vivo a Napoli e mia mamma è svizzera. E quindi ce lo so giù. E io gli immigrati li ho visti, li conosco, ci parlavo dello scompartimento del treno. Insomma, non c'è. Ho conosciuto persone, no? Che in Svizzera o in Germania non parlano né italiano né tedesco. Bene, no? Parlano dialetto italiano e male tedesco. Sono cose che io conosco perfettamente. No, e invece che lavora una persona come Pietro, io già mi ricordo, basta che c'è un background di immigrazione. Per me è una cosa normale pensare all'Italia di 35-40 anni. Morandi ha fatto questo post e ha ricevuto migliaia di commenti in buona parte razzisti e di condanna. E questo signore, che c'era, credo che c'era 80 anni, insomma, lui passa ore e ore a Facebook a rispondere a ogni singolo commento, in genere, sempre. Poi questa volta ha dato prova di, non so, fare meditazione zen, gli dichiarà, non so che fa, riesce a rispondere agli insulti più invece di razzisti e nazisti che riceve subito. Allora anche questo è un terremoto, diciamo così. Non abbiamo tante certezze, abbiamo una società che ahimè sta potentemente virando verso forme di razzismo. Io non ho la soluzione, naturalmente. Però voglio dire un'ultima cosa, la cosa seguente, cioè una data chiave della storia italiana recente, io vorrei partire da quella, ed è l'8 settembre del 1943. Credo che tutti quanti sappiate cosa è successo l'8 settembre del 43. C'è un film bellissimo di Alberto Sordi che vi invito a guardare, se non l'avete ancora fatto, siamo tutti a casa. A un certo punto Alberto Sordi chiama il comando e dice: colonnello, qua è successa una cosa stranissima, non si capisce, gli americani si sono alleati con i tedeschi, perché i tedeschi cominciano a sparare addosso. Allora, nell'8 settembre 43 crolla tutto, crolla lo Stato, la monarchia, il partito, crolla tutto, non c'è più niente. E l'unica cosa che c'è sostanzialmente è che da qualche parte nel testo della legge, non so che più dire, c'è un ritorno all'individuo, cioè in sostanza dobbiamo fare una scelta di campo e non abbiamo nessun appiglio. La famiglia, il partito, lo Stato, la monarchia, non abbiamo e dobbiamo ripartire. Allora io mi sento un po' una sorta di 8 settembre permanente in questi mesi. Questi anni, e in fondo però vi dirò, è anche uno stato in cui tutti quanti siamo interrogati, che cosa facciamo? Allora, io credo che il testo di Elisabetta, che poi sono curioso di sentire le domande, ci dà degli strumenti di orientamento su delle categorie fondamentali, per cui in questa assoluta mancanza di punti di riferimento
per cui io mi ritrovo, no, dare fiducia a un comico perché mi sembra l'unica figura alternativa al momento. E immagino alcuni di voi l'avranno votato, l'hanno seguito, stanno seguendo 5 Stelle, eccetera, eccetera. E da a me un po', no, la misura di, del momento in cui siamo, tutto da ricostruire. Questo momento secondo me è meraviglioso anche, perché significa che io come persona non posso più pensare, sono comunista, pappa, o anche sono cattolico, o sono italiano, che significa essere italiano ormai? Ci devo ripensare a essere italiano, insomma, che non come sono le coordinate. Allora, cominciamo a ricostruire le coordinate per poi fare delle scelte che dovranno necessariamente essere scelte molto anche individuali e basate sulla nostra riflessività, sulla nostra cultura, sulla nostra curiosità e cultura verso il mondo. Un'ultimissima cosa, io non conosco Rodolfo Mondolfo, mi sono procurato tutto sull'altro libro, non l'ho letto. Però una cosa importante voglio dire a voi altri, perché ricordo quando io avevo 25 anni, perché insomma anche noi siamo 25 anni, non so se... la difficoltà di riappropriarmi di una tradizione fortissima che l'Italia ha avuto, di pensatori che hanno declinato in varie forme le cose più belle che ci sono, che sono la libertà, l'uguaglianza e la giustizia. E ne cito, oltre a quelli che sono citati nel libro, il Mondolfo, Gramsci, cito altri due, che faticosamente recuperiamo, sono la Rinodosci e la poi chi ha lavorato con me, chi sentirà la mia lezione, insomma, sarà qualcosa in più. Noi abbiamo da ricostruire una, cioè riappropriarci di una tradizione tutta nostra, diciamo così, nasce da qui e poi aprirci, perché soltanto al momento in cui lo facciamo, io mi voglio riappropriare anche un altro pezzo di tradizione, quello del mio studio, quindi Rocco Scodellaro, Levi e poi Edoardo De Fino, poi tutta la cultura napoletana, c'è tantissimo. E credo che tutti quanti noi dobbiamo fare questo percorso, riappropriamoci di un'eredità che, perché non c'è nei libri di scuola, non ce l'hanno raccontata, quasi no, perché non c'è il tempo, perché ci sono altre, ci sono i crediti, gli esami, la matematica, l'economia politica, sì, però no, che c'è anche un DNA culturale a cui apparteniamo. Allora, nell'8 settembre di oggi, di fronte alle crisi sistemiche di oggi, dove non c'è, scordatevi una soluzione, scordatevi che dopo aver fatto un percorso qui ci sarà la soluzione pronta per le sfide dell'oggi, continueranno a morire questi uomini, desidereranno continuare a esserci crisi di soluzione. E poi, come si dice a Roma, che famo? Allora, attrezziamoci con delle coordinate culturali robuste, una consapevolezza della tradizione e viva Dio, il coraggio, la voglia, la felicità di buttarci verso un mondo che non conosciamo, che sarà complesso, che però è un mondo nostro e soprattutto vostro. Grazie. Di aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto. Farei sentire le domande, così almeno facciamo tutto insieme. Allora, sì, in realtà la suggestione di Gianni aprirebbe a tante considerazioni, magari le lasciamo alla fine, però vorrei dare spazio a un lavoro che hanno fatto gli studenti, perché loro, come dicevo prima, hanno realizzato 22 domande e con Elisabetta l'altra sera abbiamo provato a fare delle sintesi. Tra l'altro c'è l'ultimo gruppo, che è il gruppo A, che magari chiediamo successivamente di aggiungere per chi ha arrivato il file da solo. Allora, una prima domanda è, che è rivolta a Elisabetta è questa. Ha ancora senso, le leggo tutte felice, leggo tutte insieme o sì, sì. No, bene. Allora, la prima domanda, ha ancora senso oggi parlare di destra e sinistra? Come si fa a fare interagire uguaglianza e libertà? Quali sono le gambe della destra? Come si fa a realizzare l'uguaglianza delle opportunità? Quale partito oggi rappresenta al meglio un ideale di sinistra? E poi ci sarebbe un'ultima domanda, che è la comunicazione media, citava anche in realtà un parte già, la comunicazione media ha avuto un ruolo nello smarrimento della sinistra? Ecco, io lascerei, allora, devo dire che sono tutte domande chiave e complessissime, ora non so se
se riuscirò a rispondere, magari anche voi datemi una mano nella... E non, diciamo che non voglio, non ho la pretesa di dare una risposta definitiva. Sono le domande che mi hanno arrovellato nella stesura del libro. Innanzitutto, la prima, ha senso ancora oggi parlare di destra e sinistra? Allora, da questa prima domanda è partito il libro. E il libro è partito perché, secondo me, già dall'anno scorso, ma forse ancora prima, e oggi ancora di più, in Italia la realtà, confrontandoci con la realtà politica, non ha senso parlare di destra, cioè non si riesce più a distinguere che cosa è la destra e che cosa è la sinistra. Appunto, prima tu dicevi non c'è più la sinistra in Italia, perché c'è probabilmente questo grande centro che è questo unico punto di vista, cioè quest'idea, secondo me non è azzardato il nesso che tu fai con i totalitarismi, cioè è una forma morbida di un pensiero unico. Sai come si diceva poi, ce ne faremo una ragione, se c'è un'altra idea, dice... Sì, esatto. Ma parla. Esatto. L'idea appunto del pluralismo, cioè di una dialettica fra più idee, più posizioni, ma soprattutto fra destra e sinistra, in Italia sembra essere smarrita del tutto. La cosa però che io a cui tengo a sottolineare è che il libro nasce proprio nel tentativo di ridisegnare questo confine. Cioè, se nella realtà oggi i confini non ci sono più, se io dico nell'introduzione è una realtà in qualche modo grigia, in cui non riusciamo più a distinguere il nero dal bianco, secondo me dal punto di vista teorico è fondamentale restituire alla destra la sua identità e alla sinistra la sua identità. E qui quindi vengo all'altra domanda, come si fa a interagire uguaglianza e libertà? Allora, diciamo che è anche questa altro problema fondamentale, perché io nella tradizione storica sapete bene che cosa è stato, in maniera molto grossolana, la sinistra, il comunismo era il mondo dell'uguaglianza, mentre il mondo del liberismo appunto, e quindi una certa destra, perché di destra bisogna parlare, non di destra singolare, era il mondo della libertà. Per cui tutti gli uomini nel comunismo uguali, però il regime stalinista e poi quelli dopo non hanno assicurato una libertà di espressione, una libertà di identità di ciascuno, per cui era un'uguaglianza, come io dico e dice anche Ciliberto, l'uguaglianza delle giacchette grigie, ma non c'era poi la libertà di essere se stessi. Dall'altro lato c'era invece la libertà di essere se stessi, però appunto una libertà, come dice l'Orbinati, assolutamente egoista e individualista, nel senso di egoista, cioè la mia libertà vita mea mos tua, in qualche modo. Per cui oggi sarebbe fondamentale a sinistra riuscire a fare un'autocritica del concetto di uguaglianza e quindi appunto non parlare più dell'uguaglianza dei risultati, perché l'uguaglianza dei risultati significa che tutti noi dobbiamo essere nello stesso modo, dobbiamo raggiungere tutti gli stessi risultati, ma se c'è quello che corre più forte, quello che corre più piano, quello che ha una gamba più lunga, quello la gamba più corta, è ovvio che ognuno arriverà al suo risultato, quindi l'uguaglianza dei risultati è un'uguaglianza che poi genera appunto totalitarismo. Allora l'uguaglianza deve essere un'uguaglianza di partenza e quindi un'uguaglianza di opportunità, poi cioè ognuno deve essere dato la possibilità di, e quindi come si fa a realizzare l'uguaglianza delle opportunità? Questo poi magari bisognerebbe chiederla agli economisti, ma insomma l'uguaglianza delle opportunità secondo me almeno innanzitutto è garantire un'istruzione pubblica, una sanità pubblica, e non ha senso garantire un'istruzione pubblica, una sanità pubblica e poi dare una sanità scadente dove si muore nei corsie del pronto soccorso, o una scuola pubblica dove il livello della qualità si sta degenerando di anno in anno. Per cui ovviamente là dove c'è bisogno, quindi nelle periferie, nelle scuole dove ci sono i ragazzi più in difficoltà, bisognerebbe metterci i professori migliori, non quelli che appunto invece sono di serie B. Invece da noi appunto
Poi un'altra cosa, appunto, il tutto il progetto scuola, per cui di nuovo, allora che cosa si vuole fare? Adesso addirittura in Italia si vuole riproporre la scuola privata di eccellenza dove si paga e invece la scuola pubblica è la scuola della manovalanza, diciamo, no? Quindi innanzitutto le pari opportunità. Pari opportunità, cioè libero accesso di tutti all'istruzione. Questo non vuol dire, diciamo, l'uguaglianza, Bobbio lo dice, no? Bobbio dice la scuola è la palestra migliore per vedere il concetto di democrazia. Cioè la democrazia deve essere un insieme di regole, non deve essere un uguaglianza, cioè nella scuola delle pari opportunità, diciamo, e poi non si può dare il sé politico, è giusto che il meritevole abbia dei voti alti, è giusto che abbia un meritevole una borsa di studio per proseguire. Cioè, abbassare a tutti l'uguaglianza dei risultati, appunto, rende una scuola una cattiva scuola, non una buona scuola. Ecco, la democrazia è questo, deve essere non un'uguaglianza finale, ma un'uguaglianza, appunto, delle regole di convivenza civile fra gli uomini, fra gli esseri umani. Quindi, dicevo, uguaglianza delle opportunità e non dei risultati a sinistra, e riappropriazione del concetto di libertà, cioè libertà non in senso individualista, egoista, ma la libertà è la libertà di essere se stessi a patto di non danneggiare né se stessi né gli altri, ovviamente. Quindi, prima di tutto, bisogna fare un discorso sull'identità umana. Cioè, allora, e qui vengo all'inizio del tuo intervento che mi ha colpito moltissimo, 900 morti. 900 morti sono una tragedia immane, io insegno storia al liceo, va bene, e in quinta, nel momento all'esame di Stato, sempre quando si fa la storia del Novecento, tutti vogliono portare la tesina sui campi di concentramento, sugli ebrei, sul nazismo, benissimo, perfetto. Quindi è un tema che colpisce tantissimo gli studenti. Poi però si sta nei banchi di scuola il giorno, la mattina, dei 900 morti e non si fa il nesso. È un nesso che deve essere fatto, cioè fra qualche anno i nostri nipoti si chiederanno: ma gli italiani, come hanno potuto gli italiani, gli europei poi anche, come hanno potuto permettere un crimine dell'umanità del genere? È la stessa identica cosa, nel senso che ovviamente il nazismo ha una pianificazione, con questo non voglio sminuire il crimine del nazismo perché c'è una pianificazione, però qui sono migliaia e migliaia di morti. Quando ci fu il convegno tra Barca e Canfora, era appena successo Lampedusa. Per cui, ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire, purtroppo, che oggi bisogna fare un discorso per cui alcuni esseri umani non arrivano nemmeno alla linea di partenza. Cioè, ci sono i Salvini vari, considerano degli uomini, non esseri umani, questo è il punto. Cioè, non è neanche un discorso economico, secondo me, è ancora prima. Cioè, ci sono degli esseri umani che despecificano, tolgono, diciamo, l'identità umana all'altro, lo considerano oggetto, nemmeno un animale, cosa per cui si può tranquillamente presentarsi al campo rom sulla ruspa come se fossero mattoni, come se fossero, ecco. Quindi il lavoro deve essere un lavoro culturale nel senso di riuscire a, e qui vengo all'altra frase che tu dicevi, l'interazione fra uguaglianza e conflitto, cioè bisogna in qualche modo restituire agli studenti, ma diciamo a tutti noi, l'idea per cui c'è un'uguaglianza di umanità, siamo tutti esseri umani. Poi ognuno avrà una sua identità specifica, di qui anche un sano conflitto, cioè senza il conflitto, appunto, come dicono nel libro Canfora, Ciliberto, lo dicono tutti, la Orbinati, siamo tutti d'accordo su questo. Cioè nel momento in cui si nega il conflitto, la democrazia muore, la democrazia e la vita muore. Sociale, culturale, politica, per cui è necessaria una dialettica, è necessario lo scontro e incontro con l'altro diverso, ma ovviamente questo diverso non può essere né assimilato a noi né tantomeno a nient'altro. Qui proprio vengono assolutamente uccise le migliaia. Quindi ho detto, ecco, poi qual era? In tutto ciò,
nessuno, secondo me oggi nessun partito realizza meglio, sono d'accordo con te, nel senso che la sinistra forse, ecco, un anno fa, chi potrebbe fare una considerazione, un anno fa avevo più speranze quando ho scritto il libro, non so, probabilmente c'era, non c'era stato ancora il 41% di Renzi all'europeo. C'era un proliferare, mi sembrava, qualche non proliferare, qualche spirale di opposizione. Di... Oggi mi sembra davvero che tutto sia un appiattimento, ci sia un'omologazione. Appunto questa cosa di buttare fuori dal proprio partito chi non la pensa come te, la trovo una cosa aberrante, nel senso appunto di vista appunto delle famose regole democratiche. E, quindi purtroppo sì, in Italia non vedo grandi cose, resta da dire però che ovviamente non voglio con questo dire il pessimismo totale, positivo. Cioè, penso che occorre lavorare, occorre pensare, occorre appunto la cosa, un altro punto secondo me a cui io sono molto legata nel libro è quando Robinati dice la peggior male della democrazia è quando i cittadini pensano che non c'è più niente da fare. Ecco, penso che su questo non ci dobbiamo piegare. E in questo, e vengo all'ultima domanda, la comunicazione e i mezzi di comunicazione hanno una responsabilità enorme in questo, enorme. Perché i mezzi di comunicazione ormai gestiscono un potere, non sono più un mezzo per dare adito a tutte le voci, ma in qualche modo personificano il potere, la voce principale. Non ci sono più voci dissonanti, discordanti dal coro. Bisogna tutti, ma anche dai grandi giornali, insomma, le televisioni, appunto ormai sono sempre gli stessi a parlare e chi è discordante viene messo da parte, insomma non viene ascoltato. Quindi in questo senso io credo che sia fondamentale formarsi, tenersi aggiornati, conoscere, avere uno sguardo costante sulla realtà e soprattutto fare veramente un lavoro culturale anche di riappropriazione, come dicevi te, della nostra tradizione italiana. Io devo dire su questo, appunto, per esempio, sempre il mio Mondolfo diceva che, per esempio, tutta l'età moderna, dal 400, no? Dai Leonardo, Giordano Bruno, Galileo Galilei, cioè sono tutti personaggi che in qualche modo ci restituiscono anche un sapere che deve essere assolutamente laico, io in questo credo fortissimamente, penso che nella sinistra un'altra gravissima caratteristica sia questa assoluta perdita di laicità in ogni ambito, soprattutto nell'ambito anche della scuola e della cultura, e quindi assolutamente laico e con una visione dell'uomo, mi viene da dire, totale, nel senso buono, non ovviamente totalitario, cioè di un uomo che sia mente e intelletto e anche mano, cioè in cui il corpo e la mente siano fuse, insomma in cui ci sia un tutt'uno, non appunto sempre questa ideologia per cui l'intelligenza è astratta e appunto invece il popolo o l'operaio è la manovalanza, ci deve essere una fusione, questo lo dico perché appunto anche a scuola, anche nella cultura, riappropriarsi di una dimensione in cui la prassi e la teoria, ritorno a Gramsci, siano strettamente fuse, lo ritengo fondamentale. Grazie a Rosaletta, oltre considerazioni. Sì, l'ultima è mancato, non ho risposto. Quali sono le gambe della destra? Allora, prima di tutto premetto che secondo me non si può parlare di destra al singolare, ma ci sono varie destre, c'è la destra liberista, c'è la destra tradizionalista, c'è la destra conservatrice, c'è la destra reazionaria. Però io direi, ci ho pensato a questa domanda quando l'ho fatta vedere, io direi che
sicuramente la diversità nel senso di una disuguaglianza è una delle gambe della destra, cioè la destra ritiene che gli esseri umani in qualche modo nascano diversi e debbano, ed è giusto in qualche modo che vengano mantenute delle diversità tra gli individui, ma nel senso di una diversità declinata come superiore e inferiore. La dicotomia appunto è questa, per cui appunto i neri o gli extracomunitari sono, o i rom, sono inferiori, sono incivili, sono inferiori a noi. Ed è giusto, questa è una bella ideologia, l'imperialismo in poi, no? Ed è giusto che il bianco sfrutti in qualche modo. C'è una... L'altra, ecco, questo è interessante, l'altra gamba secondo me potrebbe essere il concetto di libertà, ma nel senso di una libertà esclusivamente economica, individualista, egoista, per cui è la libertà di fare quello che vuoi a scapito degli altri, cioè gli altri usati come mezzi per la realizzazione mia. Poi ci sarebbero altre gambe che secondo me sono per esempio la conservazione. La tradizione, cioè un'idea di nazione come legata alla, al suolo, alla, al sangue, alla famiglia. In questo senso appunto questo è un altro concetto di destra, cioè la, mentre la sinistra ha l'idea del cambiamento, dell'innovazione, della trasformazione, la destra invece tende a conservare, tende a accettare lo status quo. Poi però mi viene in mente che c'è quella destra che invece sposa la causa dell'innovazione, del progresso, il fascismo nacque, no? Su quest'onda. Per cui ecco, io direi disuguaglianza e libertà e tradizione, nel senso libertà, nel senso individualista e tradizione e conservazione. Poi appunto ditemi anche voi che pensate. Allora io vorrei ora sentire invece gruppo A, che purtroppo non abbiamo letto il tempo di leggere la vostra domanda, però ci sembrava, soprattutto la professoressa Valticano, un tema molto interessante. Avete voglia di venire qui a dirlo o forse un po'? Allora, noi dopo aver letto abbiamo, diciamo, ci sono sorte due domande. La prima è: lei come pensa che si possa affrontare la questione in modo tale da tornare a ciò che la politica era un tempo, ovvero un bacino di idee e opinioni delle quali ognuno riusciva a identificarsi? E poi l'altra: è possibile ottenere tutto ciò nella società odierna? No, appunto, quando l'ho letta, domandone, no, perché appunto una cosa che riscontro poi io insegnando ai licei, ormai sono anni che la vedo tra i giovani, questa disaffezione totale alla politica, mentre voi invece ricordavate il concetto di politica alla polis, cioè l'idea dello stare insieme, no? E, che secondo me è fondamentale. Come si fa? Bisogna forse innanzitutto recuperare un'onestà negli individui, cioè probabilmente siamo... Oggi per noi la politica è diventata un sinonimo di strumento di arricchimento. Anche questo tante volte si vede, non so se avete visto, mi sembra che l'avete visto al programma di martedì quando fanno le interviste ai bambini, no? Cosa vuoi fare da grande? I bambini spesso dicono il politico perché? Perché voglio fare un sacco di soldi. E anche, però cioè, vuol dire qualcosa questo, no? Io mai, forse la nostra generazione avrebbe pensato una cosa del genere, cioè per noi, quindi sì, cioè, probabilmente bisogna fare, di nuovo ritorno lì, il discorso è un discorso culturale, purtroppo mi ripeto, ma io credo che la scuola, l'università abbia un ruolo fondamentale in questo, cioè restituire agli individui il piacere, la voglia di stare insieme e lavorare insieme, cosa che invece per esempio l'attuale politica questo vuole farci stare a casa e a non partecipare, cioè l'apatia, no? Il fatto che per esempio una politica, dei politici governino con un corpo elettorale che ormai è sotto il 50%,
io lo trovo una cosa di una gravità assoluta, cioè ormai chi si reca le urne è sotto il 50%, cosa che in Italia e in Europa non è che siamo gli Stati Uniti d'America. Ecco, per cui questo perché? Perché le decisioni le prendono i pochi, l'elite. E noi, appunto, di nuovo appunto il ruolo dei mezzi di comunicazione, televisione e giornali. Cioè, l'idea è questa, che tanto noi non ci possiamo fare niente, tanto sono gli altri le decisioni per noi. Io credo che questo anche nel nostro piccolo, cioè a partire dagli ambienti di studio, di lavoro, cioè l'idea per cui la nostra vita è nostra, cioè ce la possiamo costruire e fare. Per cui è l'idea anche di non aver paura, per esempio, del conflitto. Il conflitto è una cosa assolutamente sana, cioè non è che il conflitto sia un uccidere l'altro, il conflitto è un confronto con posizioni diverse. Poi ovviamente l'identità però di ognuno resta e anzi si arricchisce nel confronto. Quindi, penso questo, cioè partire innanzitutto dalla cultura e quindi un pluralismo assolutamente laico, ecco, intorno a questo. Perché? Perché io credo che nello spazio politico, nello spazio pubblico, l'elemento religioso debba appartenere a una sfera esclusivamente privata. Perché lì si ha a che fare poi con delle verità assolute in cui il confronto diventa scontro. Quindi assolutamente una sfera privata intima, per esempio, questo non si capisce. Infatti i fatti francesi lo dimostrano, per esempio, no? Questo. E anche il frutto di questo, penso, di uno scontro tra assolutismi. Ritorniamo a uno scontro tra assolutismi. C'era una domanda? Sì, ecco, allora, se ci sono, siamo trovati in perfetto orario, se ci sono delle domande dal pubblico. No, così sentendo la. Anzi, buongiorno, questo invito è stato graditissimo perché io con la signora avevo una meditazione dell'Università dell'Età Libera, prima esperienza, diciamo, perché sono, per dire, appassionata da pochissimo, e quindi è stata una bella cosa poter dare un seguito, tanto in questo libro ce l'ho qua, me lo so letto, mi è piaciuto molto. Richiamandosi a questo tema della laicità, il fatto che oggi noi abbiamo quel leader politico, il Papa, quasi, è una cosa che mi crea lo stesso sconcerto, per quanto io tutto sommato poi mi sento anche veleno, no? Che non mi definisco un atea, credo che l'individuo abbia anche bisogno di un soprannaturale, in qualche modo ci metta a riparo dalle nostre manchevolezze. Però mi crea lo stesso sconcerto di quel silenzio di cui parlava il professor Sconto di fronte a 10 persone che vengono buttate fuori, cioè che una cosa è passata così in una fase talmente, diciamo, preoccupante, pericolosa. Io non ho vissuto un regime, fortunatamente, e spero nella mia vita non mi debba mai succedere. Vorrei non succedesse, ecco, quest'aula piena di ragazzi che insomma forse devono imparare un po' di più a ascoltare questo tipo di messaggi, sono pericolosi, cioè non possono essere lasciati così al fatto che beh, insomma, dopo rientrano, poi ci sono delle cose veramente pericolose per la nostra, per il nostro futuro, per ragione per cui, ecco, che ognuno si faccia carico, come le formiche, a me il giardino mi ruba i semi, quando butto l'erba, del suo pensiero se lo porti appresso, ecco, questo direi che è il messaggio che io spero che, insomma, si possa raccogliere. Comunque, grazie di questa giornata, veramente carina. Ci sono, volevi rispondere, volevi qualcosa? Ci sono altre domande? No, poi aggiungo io una considerazione delle domande di Elisabetta. Non è finita. Allora io volevo fare una piccola considerazione, perché gli spunti sono stati veramente tanti e mi ha colpito un po' diciamo, la riflessione di Gianni Scott, che, diciamo, con quest'onda reale di fatti ci ha riportato a un contesto molto preciso, che è quello che ci riguarda molto da vicino.
sono un pochino meno d'accordo, diciamo, con questa visione pessimistica che mi è arrivata, forse è stata un po', diciamo, la promozione che mi è arrivata in maniera diretta, perché nel senso non è un dubbismo così basato su pensieri astratti, ma credo che tutti i giorni noi possiamo, attraverso il nostro comportamento, il nostro agire, le nostre posizioni, i nostri valori, poter incidere anche in piccolo, diciamo, una certa forma di cambiamento. E riportandomi al discorso, perché Elisabetta è una professoressa di scuola, già mia insegna, diciamo, lavora all'università, io, diciamo, mi avvicino a questo mondo universitario, tutti i giorni noi assistiamo a quella che è, diciamo, la disuguaglianza ormai diciamo, fondante della relazione cultura. Ok? Si parlava prima della disuguaglianza. Se noi si guarda quest'aula, già noi siamo qui, gli studenti sono a un livello, no? Cioè veramente, e soprattutto io lo riscontro anche nel modo di fare insegnamento. Lo dico, ci sono tutti gli studenti qui presenti, io quest'anno ho fatto una piccola sperimentazione dove ho costruito, diciamo, insieme agli studenti il programma, cioè gli studenti che sono qui presenti si sono intanto costituiti in gruppi di lavoro e quindi intanto si lavora in gruppo, ok? Hanno scelto i temi su cui lavorare, quindi altro elemento importante, la motivazione. Io studio ciò che mi piace, io sono fermamente convinta che il risultato è direttamente proporzionale alla motivazione. Quindi un piccolo cambiamento, il programma se lo stanno facendo loro, stanno facendo delle ricerche approfondite, i risultati, l'abbiamo visto nelle presentazioni, sono stati eccellenti. Questo per dire che cosa? Che anche queste forme ormai, no? E questo lo dico a chi ci lavora nell'università, a chi lavora nella scuola, precario, non precario, non importa, però si può cambiare, cioè si può dare voce, si può decostruire quei paradigmi ormai, cioè l'insegnante spiega, lo studente ascolta, ripete quello che gli è stato detto, gli piace, ci domandiamo se gli piace il nostro programma, ci domandiamo se quello che stiamo facendo li coinvolge direttamente, ma soprattutto gli rimarrà qualcosa, perché io sono sicura che, no, programmi, libri, testi, ok. Nessuno mai, professore, si chiede se questi argomenti sono di interesse degli studenti. Ecco, per dire una piccola nota, no? Che possiamo decostruire queste forme dove ancora tutt'oggi si porta avanti un principio di disuguaglianza. E la relazione educativa, l'università, la scuola, purtroppo va ancora in questa direzione. Allora dico io, ognuno di noi nel nostro ruolo, no? Qualunque esso sia, può fare qualcosa. È difficile, certo che è difficile, perché io mi sono ritrovata 22 relazioni, ora dovrò correggere 22 lavori di gruppo, ho dato lo spazio a loro di parlare, ho dato la possibilità di essere loro i protagonisti della loro ricerca, è molto più faticoso, certo che è molto più faticoso, però il risultato secondo me si vede. Ecco, questa è una piccola nota, perché sennò si rimane un po' astratti, no? Si dice, ah, aiuto, il mondo va male, tutto è un disastro. Però cominciamo a interrogarci anche noi, ognuno nel proprio ruolo. Questa è un'altra piccola considerazione che volevo, ci tenevo a fare con voi. L'altra questione che volevo chiedere a Elisabetta, la scuola. Cosa può fare oggi la scuola rispetto a, diciamo, anche questa deriva, perché noi si parla di queste 10 persone annullate, ma vogliamo parlare di cui c'è in corso un disastro della scuola pubblica, ci sono in vista uno sciopero generale il 5 maggio, tutto questo non viene assolutamente preso in considerazione, quindi decade completamente il principio di contrattazione, no? Quindi anche questo è un dato fondamentale. Elisabetta diceva il problema culturale, anche io vedo moltissimo un discorso culturale. È la scuola? Che ruolo ha in questo? E poi l'altra domanda che mi piaceva farti è che te hai fatto questa lettura multidisciplinare, come abbiamo visto, un antropologo, una teorica della politica, un costituzionalista, filosofo, psichiatra. Come sono state fatte queste scelte? Cioè, come hai scelto queste discipline piuttosto che altre?
E poi l'altra, ultima domanda che ti vorrei fare, ti ha scritto questo libro l'anno scorso, tra l'altro molte più interviste e domande, c'è la questione del Mediterraneo, no? I fatti di Lampedusa, eccetera. A un anno lo riscriveresti? Come lo riscriveresti? Ecco, insomma, sono tre concetti che vorrei chiedere. Sì, e poi non voglio perdere l'intervento della signora per il discorso della laicità. E, allora, innanzitutto vado in senso cronologico. Il discorso del Papa come unico leader della sinistra è un altro punto fondamentale del testo ed è, secondo me, un sintomo grave della crisi della sinistra nel nostro paese. Cioè, perché il Papa va a coprire assolutamente un vuoto. C'è un vuoto totale e quindi un discorso che può essere quello di rivolgersi alle classi meno abbienti, appunto gli immigrati, le guerre, eccetera, lo fa il Papa. E questo secondo me è assolutamente pericoloso, come lo è stato negli anni nel nostro paese, cioè nel senso che la questione sociale se la sanno sempre dibattuta cattolici e sinistra in Italia, socialisti, quando all'inizio dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, poi il Partito Comunista. E in Italia, diciamo, l'imperium, insomma, il diktat, è quello che non si può non parlare ai cattolici, perché sennò si perde. Questa è, siccome siamo un paese a maggioranza cattolica, non possiamo non parlare a loro. Io credo che sia più grave dal punto di vista teorico, cioè nel senso che questo poi lo paga la sinistra, posso usare questo? Sì, perché si sento bene. Lo paga la sinistra col fatto che poi diventa succube di una concezione antropologica a lei che è tutto opposta. Nel senso che il discorso del Papa è un discorso di assistenza, di commiserazione, di non trasformazione e cambiamento, cioè al limite appunto la carità è questo, cioè l'aiutare, il tendere la mano, ma la tua posizione resta in base, come dicevi tu adesso. Invece il discorso è il discorso di emancipazione, prima di tutto, di cambiamento. Quindi innanzitutto questo, nel senso che gli uomini non vanno appunto commiserati o assistiti, ma gli va riconosciuta un'identità che va sviluppata, emancipata, questa è l'altra parola del discorso della libertà. L'altra cosa fondamentale è il discorso che, dal punto di vista teorico, la concezione dell'umano nel cattolico è completamente diversa dalla concezione laica, nel senso che poi, se no, la Chiesa ci pone come dobbiamo sposarci, con chi dobbiamo sposarci, con chi dobbiamo fare figli, quanti ne dobbiamo fare. Questo è un prezzo che non possa, che il cittadino non può pagare. E invece in Italia sappiamo bene che non abbiamo una legge sul testamento biologico, non abbiamo una legge sull'eutanasia, non abbiamo una legge sulla fecondazione assistita. Cioè, sono tutte tematiche bioetiche che dovrebbero essere il cavallo di battaglia della sinistra, e invece c'è il silenzio, anzi ora poi ovviamente si prende nel partito principale della sinistra coloro che la pensano come la Chiesa, cioè siamo ritornati al patto gentiluomo di Genti, cioè bisogna votare coloro che fanno il discorso della Chiesa cattolica, insomma. Secondo me questo è grave, molto grave, ed è grave che a sinistra non ci siano battaglie, cioè che non ci siano voci. Su questo, per esempio, sarebbe un discorso da fare fermissimamente, cosa che non è mai stata fatta, e vedere succede, cioè nel senso, perché poi la cosa che non si fa perché si ha paura di perdere, intanto come la iniziamo a farlo, poi si vede succede. Invece, venendo a te, anche questo discorso che mi leggo, no? Il discorso della laicità, è la buona scuola, non è un progetto laico sulla scuola. Hanno stanziato non so quanti milioni di euro per la scuola privata, cioè si continua ancora a incentivare le scuole private, che in Italia, la scuola privata al limite, potremmo anche concepirla, uno paga e
si fa il suo percorso. La Costituzione italiana lo dice, no? Le scuole private sono ammissibili a patto senza oneri per lo Stato. Beh, a parte che noi li finanziamo, non so. Però il discorso è che da noi il privato è cattolico e questo non possiamo non nasconderlo. Siamo un paese monoreligioso il nostro, per cui non possiamo pensare di avere la scuola privata, che ne so, atea. Non ce l'abbiamo, perché no, per noi il privato è cattolico. E questo appunto determina poi un indirizzare le menti, cioè il luogo dove invece le menti si devono formare e invece diventa un luogo dove le menti in qualche modo hanno una verità a cui dipendere, insomma. Dovete sapere, per esempio, il progetto della buona scuola, che tanto è stato sbandierato come primo momento in cui finalmente le realtà dei professori, degli studenti si dialogavano, eccetera, in rete, sono stati eliminati dalla rete tutti i commenti negativi sulla buona scuola. Cioè, anche questo ritorna al discorso di prima. Cioè, chi non la pensa come loro, fuori, non c'è problema. Si fa, se si pensa noi, fuori. Quindi tutti i vari collegi docenti nelle scuole italiane hanno espresso il loro parere negativo sul progetto della buona scuola. Avete mai sentito dire da qualche parte? Non c'è nessuno. Noi insegnanti, se andavamo, allora ti registrano, quindi tu ti registri nella rete della buona scuola e quindi appare come il progetto della buona scuola è stato condiviso da tutti i docenti italiani, perfetto, benissimo. Il problema è che se poi io una volta registrata dico quello che non mi va, il mio commento viene cancellato ma la registrazione del mio nome rimane. Cioè, so che c'è Quindi il discorso è che la scuola perché questo mi permette di rispondere a una obiezione tua che era giustissima, che manca il discorso sul cambiamento climatico. Sì, nel senso che prima di tutto evidentemente la mia bussola non mi ha fatto arrivare. E questo è un problema, cioè molte volte lo accolgo come critica. È vero che, per esempio, l'anno scorso facevo questo gioco quando presentavo il libro, cioè veniva fuori che le parole che non sono state dette a sinistra o gli ambiti che non sono stati, ce ne sono tanti, cioè ovviamente non ho esaurito tutto il campo, per cui per esempio Stefano Fassina nella presentazione del libro disse manca il concetto di lavoro. È vero, io non parlo del lavoro, che è una cosa fondamentale della sinistra, davvero che forse ora qualcosa si rimette, insomma. Per cui perché questi ambiti? Perché erano gli ambiti a me più congeniali, devo dire la verità, cioè appunto partendo dalla filosofia è ovvio che poi arrivo alla storia, alla filologia con Canfora, è ovvio che arrivo alla teoria della politica perché io parto dalla filosofia politica, è ovvio che arrivo al costituzionalismo, alla psichiatria perché comunque tra filosofia e psichiatria e psicologia diciamo c'è un nesso stretto, nel senso che comunque l'identità umana è al centro dei miei studi da sempre, per cui sono state le materie che mi sono state più congeniali. L'economia è quella più lontana da me, infatti, però è ovvio che in un momento come questo è fondamentale l'apporto di un economista, quindi fatto sentito, però ce ne sarebbero la sociologia, per esempio, non c'è la pedagogia, non lo so, per esempio non c'è uno scienziato, non c'è un fisico, insomma tanti aspetti mancano. Questo potrebbe essere interessante o per fare un altro, se mi chiedevi un altro. Sì, lo rifarei, è stata un'esperienza splendida sia per il rapporto di con questi intellettuali, devo dire che ho avuto il privilegio di appunto conoscere il pensiero su un concetto a me caro dei più grandi, più raffinati intellettuali italiani,
E poi perché secondo me, appunto, ribadisco, proprio per resistere la scuola, e la cultura è la trincea alla deriva, quindi proprio per resistere probabilmente, anzi, è fondamentale continuare a studiare, a scrivere, a riflettere, per opporsi a questa migrare a educarsi, perché se si rimane troppo più sempre delle aule, insomma, delle case. Già, le volevi una nota e poi un minutino. Chiedo ancora un minuto di pazienza e di attenzione, però volevo ritornare a una delle domande che mi ha più intrigato, quali sono le gambe della destra. E io non sono stato molto, come dire, d'accordo con le risposte di Elisabetta. Io credo che un tema molto importante, che va analizzato con attenzione, è il tema del confine. È proprio in generale, no? Cosa c'è dentro e cosa c'è fuori. Non vale dire adoriamo tutti i confini, perché non funziona così. I sistemi complessi hanno bisogno di confini. D'altro lato non vale neanche costruire confini sigillati, il mondo non funziona così. Quindi intanto ce ne dobbiamo avere l'accortezza di disegnare confini che abbiano senso, prima cosa. Intanto nella nostra mente e poi al di fuori delle istituzioni. Poi dobbiamo avere l'accortezza di discernere le cose su cui ci vogliono confini e le cose invece che per le quali rivendichiamo universalità. È un discorso un po' astratto, però provo ora a concretizzarlo. Una delle conquiste importantissime del XX secolo è il patrimonio dei diritti umani. Tra l'altro, chi studia il SECI c'ha questa cosa in diverse salse, la incontrerete, abbiamo insomma delle eccellenze qua in Ateneo, insomma, che lavorano sui diritti umani. Questa è una cosa fondamentale, i diritti umani significa diritti inalienabili. Nessuno può in qualche modo nessuno può oggi legittimare che il genocidio sia una pratica accettabile, che la tortura sia una pratica accettabile, che la discriminazione su base razziale sia una pratica accettabile. Cioè, c'è una serie di cose che sono chiarissime. I diritti umani nascono come diritto pattizio, cioè gli stati tra di loro decidono cosa è un diritto umano, cosa no, quindi l'intenzione universale del 48, eccetera. Poi man mano, anno dopo anno, decennio dopo decennio, grazie a un lavoro culturale profondissimo, conquistiamo un patrimonio non solo dei diritti umani inviolabili, ma anche degli strumenti di giurisdizione. Per cui non importa dove tu sia. Insomma, se commetti il crimine del genocidio, almeno lì di principio, tanti limiti, insomma, sarebbe ora troppo lunga, però in linea di principio ci sarà una giurisdizione che ti chiederà conto di questo. Questa è una cosa importante e soprattutto dopo il trattato di Roma nel 98 sono cambiate le coordinate di questo. Non possiamo più ammettere queste cose. Allora ritorno un po' al nostro orticello. La maggior parte di voi siete troppo giovani per ricordarvi di una situazione che era un po' astratta, era arco costituzionale. Cioè dopo la Costituzione Italiana del 1947, per tanti decenni si diceva quasi tutti i partiti fanno parte dell'orizzonte che era partorito dalla nostra Costituzione. Poi ci sono delle forze che stanno al di fuori. In particolare c'era un partito che partecipava alle elezioni, era il Movimento Sociale Italiano. Il Movimento Sociale Italiano aveva un simbolo, ora non so se c'è ancora comunque, e il simbolo era una forma geometrica e una fiamma. La forma geometrica in realtà era la barra di Mussolini e la fiamma era quindi insomma e questa era la simbologia. C'era un partito che in qualche modo dice, beh, siamo nella Repubblica, però noi difendiamo insomma, certi valori, no? Certi principi della dittatura. Allora, che succedeva? Tu permettevi all'MSI di partecipare alle elezioni, però poi dicevi nel discorso politico quotidiano, c'è una cosa che si chiama arco costituzionale, questi qua possono partecipare alle elezioni, non fanno parte di questa comunità. E cioè, era stata costruita un confine, diciamo così. Confine che probabilmente aveva un senso. Allora, perché? Arrivo a perché non sono d'accordo con Elisabetta? Io credo che quando parliamo di destra, probabilmente poi anche quando parliamo di sinistra, potremmo dire ci sono delle pratiche, degli elementi culturali che noi possiamo accettare. Quindi io posso accettare certi aspetti, per esempio del liberismo e Margaret Thatcher o di Ronald Reagan, come legittimi esponenti della destra. Poi ci sono delle cose che non posso accettare. Allora il nazismo non lo posso accettare. Chiaramente non mi devo dire di destra. Ma devi rimanere fuori.
quindi crede, e questo è ora che comunque non andando personale, qualche anno fa eravamo in Puglia con mia moglie che è tedesca, entriamo in edicola per comprare il giornale. C'è un calendario, lo facciamo in mente Mussolini. Anna si allarma e dice chiamiamo la polizia. Perché se tu esponi la faccia di Hitler in Germania, ti prendo e ti denuncio. Punto. E questo è importante. Cioè c'è un confine molto chiaro in Germania. Quindi nei termini funziona diversamente. Chi ha visto Blues Brothers si ricorderà dei nazisti di Illinois. No, funziona con una idea chiara di comunità che le aberrazioni le tollera e poi è forte abbastanza da scartare. In Germania si è creata questa nozione di patriottismo costituzionale, no? Io mi identifico con certi valori fondanti della mia comunità politica, credo che sia un meccanismo importante. Allora, alcune gambe della destra vanno in qualche maniera accolte perché fanno parte del gioco politico, fanno parte del conflitto e noi insieme costruiamo conflitto perché abbiamo idee diverse, poi ci diamo delle forme per gestire questo conflitto. La non violenza, cosa di cui parlerò poi quando ci vedremo la lezione con l'ospitata da Stefania, è una cultura del conflitto specifica, molto approfondita. Allora il mio appello è quello lì di tenere chiaro, diciamo, dei confini. Alcune cose non vanno accettate, non vanno accolte, sono crimini. Altre cose vanno accolte come nell'ambito di una dialettica anche molto forte, anche molto tosta, però che è una dialettica che rimane una dialettica di conflittualità accettabile, democratica, non violenta, insomma in diversi stili, in diverse salse, però certe cose io le posso accettare, altre cose invece vanno, dobbiamo metterci d'accordo, dobbiamo tenerle assolutamente fuori dal nostro agire. Allora, questo va tradotto anche nella logica quotidiana, in ogni azione quotidiana. Allora, sono le 11.45, siccome gli studenti poi hanno un'altra lezione, io a questo punto ringrazio il cuore e la professoressa. Tempo e ha condiviso le sue analisi. Ringrazio il professor Scott per aver ringrazio al pubblico e ringrazio soprattutto gli studenti del settore.